Siamo pronti. Allora, siamo lieti di avere di nuovo qui con noi Alessandro Pascale, che è saggista, ricercatore storico e membro della Direzione Nazionale di Resistenza Popolare. Volevamo affrontare un tema per noi piuttosto urgente, perché appunto, come esprimeva bene forse nel suo ultimo libro, Alessandro, che si intitola Comunismo o Barbarie. Diciamo che la difficoltà che hanno oggi i comunisti, di far valere le loro prospettive sta, visto che appunto, come suggerisce questo titolo, l'alternativa sembra essere appunto una crisi complessiva della società, volevamo insomma cercare in qualche modo, di affrontare la questione. A partire da uno degli aspetti che rendono oggi così debole la prospettiva comunista, che è la divisione dei comunisti e la divisione dei marxisti. E siccome uno degli aspetti più divisivi oggi tra i marxisti e i comunisti è la questione dell'interpretazione di che cosa è oggi l'imperialismo, volevamo appunto, cominciando proprio con questa video intervista a Alessandro Pascale, cominciare, diciamo, a ragionare con diversi esponenti di rilievo del movimento comunista, intellettuali marxisti, per vedere se poi, insomma, è possibile riaprire quantomeno un dialogo e poi, nel caso, che sarebbe poi la cosa più interessante, arrivare ad una qualche possibile sintesi, o almeno un riconoscimento, perché una delle cose che più, insomma, mi colpisce negativamente da quando sto facendo queste video interviste a intellettuali, marxisti, comunisti, eccetera, è che spesso appunto non solo c'è difficoltà nel parlarsi, ma c'è anche difficoltà nel riconoscersi. Va bene, insomma, chiusa con questa brevissima introduzione, do subito la parola, ad Alessandro, per cercare appunto di capire insieme che cos'è l'imperialismo, e quindi a partire da qui che cosa si può definire imperialista e cosa invece è improprio, definire in questo modo. Allora, la domanda sembra semplice, ma non lo è. Perché? Perché c'è molta confusione intanto sulla categoria stessa dell'imperialismo. Questa confusione nasce da lontano e è dovuta anzitutto a un diverso modo di intendere la questione da parte dei marxisti rispetto alla categoria analitica liberale. Per i liberali, l'imperialismo è una stagione storica ben delimitata, a livello storico ne si traccia il profilo nella seconda metà dell'Ottocento e terminando sostanzialmente nella prima metà del Novecento, no? Poi qualcuno continua ad adottare, qualche liberale chiaramente, questa parola per definire imperialismo quello dell'Unione Sovietica o in tempi più recenti quello della Cina, accettando in questa maniera, no, mettendo sullo stesso piano i blocchi contrapposti, no? Quello occidentale a guida statunitense, però dall'altra parte anche loro sono imperialisti. No? Questa è diciamo una delle strategie più utilizzate dalle frange più furbe, mi viene da dire, del liberalismo, della borghesia. I liberali intendono sempre l'imperialismo come un fenomeno anzitutto politico e militare, lasciando in secondo piano la questione economica, affermando piuttosto che il dominio economico che viene instaurato da un paese, una nazione, una borghesia su un altro popolo, è un processo che avviene in un secondo momento, no? Quindi tendono un po' in maniera, a volte mi viene da dire quasi subliminale, ma in realtà molto consapevole, a attaccare in questo modo anche uno dei pilastri del marxismo, che è la dottrina del materialismo storico, no?
l'idea che sostanzialmente per analizzare correttamente la società, la realtà, quello, gli eventi internazionali, anche oltre che le vicende interne di un paese, occorre guardare anzitutto alla struttura economica, no? A quello che succede in campo economico. Quindi già abbiamo tracciato una prima differenza importante, perché i marxisti invece fin dal secondo Ottocento tendono a definire imperialismo, e in maniera ancora più precisa dall'inizio del Novecento, fondamentale tal riguardo l'analisi di Lenin, che porta a compimento quella già iniziata anche da altri settori marxisti e non, tende appunto a vedere l'imperialismo come un fenomeno quasi conseguenziale al capitalismo. No, l'imperialismo è caratterizzato dal dominio degli oligopoli, dei monopoli, cioè dalla fine del capitalismo concorrenziale, e da un intreccio ormai sempre più organico tra le élite economiche e le élite politica, che sono di fatto la stessa cosa, hanno accumulato su di sé la stragrande parte del potere complessivo di una società, tanto da rendere indistinguibile l'operato, il volere, l'agire di uno Stato rispetto alla volontà e l'agire di questa elite borghese. Non è un caso che gli imperi coloniali che si formano fin tra fine Ottocento e inizio Novecento chiaramente tendano a fare gli interessi soprattutto di queste ristrette cricche borghesi. Ecco, quindi quello che dicono i marxisti anzitutto è questo, no? Cioè, il dominio politico e militare tende a affermarsi, a seguire fin da questa prima fase un'egemonia, un dominio effettivo già in atto in ambito economico, da quelle che all'epoca erano già, diciamo, le multinazionali dell'epoca, ecco, se vogliamo dirla in maniera molto semplice. Pensiamo che la Compagnia delle Indie, no? Una delle prime aziende più importanti dell'epoca moderna, era appunto un'azienda privata che controllava fin dal 1600 interi territori in tutto il mondo, le varie compagnie delle Indie, quella inglese, quella olandese, quella francese e così via. In ambito, all'interno poi dell'ambiente marxista, nel corso del tempo si sono verificate diverse istanze interpretative ulteriori della categoria imperialista. La tendenza più molto diffusa, non voglio dire la più diffusa perché non lo è, ma molto molto diffusa, in particolar modo nel marxismo occidentale, mi viene da dire, soprattutto nel marxismo occidentale, perché è quello che più ha dimenticato la questione coloniale, la questione, diciamo, del terzo, di quello che una volta si chiamava il terzo mondo, si è teso a ripetere un po' meccanicamente, schematicamente, la formula utilizzata da Lenin nel suo capolavoro, che è appunto L'imperialismo, fase suprema del capitalismo, scritto e pubblicato nel 1916. Cosa dice Lenin in questo testo? Lenin sostanzialmente all'epoca dà una definizione che vi leggerei, è molto semplice, breve, e dà un'idea dalla grande attualità, se vogliamo, no? Che presenta questo concetto. Dice Lenin: l'imperialismo è il capitalismo giunto a quella fase di sviluppo in cui si è formato il dominio dei monopoli e del capitale finanziario. L'esportazione di capitale ha acquistato grande importanza, è cominciata la ripartizione del mondo tra i trust internazionali ed è già compiuta la ripartizione dell'intera superficie terrestre tra i più grandi paesi capitalistici. Ora, sulla base di questa definizione, come vedete, credo sia abbastanza evidente che presenta notevoli elementi di attualità.
se pensiamo all'esplosione del capitalismo finanziario che è avvenuta in particolar modo negli ultimi 50 anni, diciamo dalla stagione neoliberista in poi, dagli anni 70 in poi, quando si sono rotti completamente gli argini, i vincoli al capitalismo finanziario e bancario, che in una certa misura erano stati rimessi dagli anni 30 in poi, penso ad esempio anche agli Stati Uniti, al Glass-Steagall Act, una serie di misure che avevano, insomma, vincolato, controllato maggiormente il capitale a seguito della grande crisi del 29 e soprattutto anche a seguito della Seconda Guerra Mondiale, del nuovo ordine che si era ricostruito attorno a Bretton Woods. Un ordine che sostanzialmente, anche qui semplifichiamo in estremo, possiamo dire si fondava su un compromesso, quantomeno in Occidente, tra le istanze del capitale e le istanze del lavoro. Oggi invece vediamo bene come la rottura di quel compromesso abbia dato luogo a un capitalismo ormai sempre più sanguinario, non so come, vampiresco, vorace, possiamo usare tutti gli aggettivi che vogliamo, ma il senso è chiaro, ormai i rapporti di forza sono completamente dalla parte del capitale. Ora, la frattura che si è creata nel campo comunista, anche a livello internazionale, non solo in Italia, purtroppo, sta nel fatto che alcuni tendono a, ricalcando questa formula di Lenin, ad affermare che esiste sicuramente un imperialismo occidentale che fa capo agli Stati Uniti e che trova, alcuni dicono, come propria struttura la NATO, spesso fermandosi alla NATO. Questo l'ho preciso perché si fermano alla NATO perché talvolta inconsciamente, non conoscendo bene l'interpretazione analitica marxista, accettano passivamente, senza accorgersene magari, anche l'interpretazione liberale. Quindi vedono la NATO, lo strumento che fa la guerra, fa l'imperialismo come azione militare, e mancano invece di identificare anche le strutture economiche che servono a garantire un controllo che invece molto spesso non è più diretto, ma è indiretto. È quello che gli storici liberali oggi chiamano neocolonialismo, anche se ne parlano di malavoglia quasi sui libri di storia, e poi la questione sembra finita lì, no? Ma il neocolonialismo non è nient'altro che il ritorno in grande stile dell'imperialismo, no? Dopo la grande decolonizzazione politica che c'è stata del continente africano negli anni 60, soprattutto 60 e 70, l'Asia anche nello stesso periodo del dopoguerra, chiaramente c'era da parte del capitale occidentale la necessità di mantenere il controllo sulle materie prime di quei paesi. Pensiamo a quanto tutt'oggi sia assolutamente dipendente dalle materie prime prodotte in Africa, complessivamente le punte più avanzate dell'industria occidentale in ogni settore, compreso quello dell'informatica, della robotica, perfino del settore energetico, quello verde, no? Per mantenere quindi il controllo di questi paesi si è rinnovata una pratica imperialista diventata invisibile in Occidente. I marxisti più volgari, uso questo aggettivo, tendono a affermare che anche la Cina, anche la Russia, anche i BRICS sono un'altra forma di imperialismo o altre forme di imperialismo. Questo io credo che sia un errore clamoroso. Scusa Alessandro, Alessandro,
Scusa Alessandro, è un attimo Vai. saltata la comunicazione, quindi puoi ripetere quest'ultima cosa. Dicevi, i marxisti volgari considerano anche la Cina, la Russia e i BRICS imperialisti, e poi non si è più capito, scusa. Credo che questo sia un errore clamoroso perché, come dicevo prima, fa sostanzialmente il gioco della propaganda occidentale. Noi oggi, come abbiamo già avuto modo, no, di dire anche in altre puntate in cui abbiamo dialogato, noi siamo in una fase cruciale in cui alla decolonizzazione politica si sta faticosamente e contraddittoriamente affermando anche una decolonizzazione economica. Cioè siamo nell'ambito di una guerra di classe di proporzioni mondiali in cui c'è il fronte occidentale, l'imperialismo occidentale, che è in grande difficoltà perché non riesce più a governare nella maniera in cui è riuscita a farlo anche negli ultimi 50 anni. E questo perché, appunto, soprattutto la Cina, ma non solo, questo vasto fronte di paesi che si sta aggregando, dando luogo a forme di cooperazione politica, economica, talvolta anche militare, si sta organizzando proprio per sottrarsi ai diktat, agli ordini, ai monopoli occidentali della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, eccetera, eccetera, cioè tutte quelle strutture economiche. Ci metto dentro anche l'Unione Europea, perché dicevamo l'Unione Europea, appunto, essendo un'alleanza fatta su basi economiche, è una struttura imperialista che serve a tutelare chiaramente anzitutto il capitale transnazionale europeo, alleato con quello statunitense, anglosassone più in generale. E quindi dire invece che quel blocco che fa capo ai BRICS sia un imperialismo significa fare il gioco dell'Occidente. E in questa maniera significa anche legittimare le guerre e le destabilizzazioni continuamente messe in atto dall'Occidente in ogni parte del mondo. Adesso l'ultima è il Venezuela, in questi ultimi 2 mesi. Legittimare questo operato perché la Vulgata dice cosa dice? Sì, è vero, noi non siamo perfetti, però dall'altra parte sono peggio. No, quelli sono dittatori brutali, quelli non rispettano la democrazia. Noi almeno abbiamo libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di stampa, ognuno ha le proprie proprietà, la proprietà privata e così via, no? In realtà chiaramente non c'è praticamente niente di vero in tutto questo, ma soprattutto mi viene da dire il regime in cui viviamo è un regime molto simile a quello nazista, perché la logica di fondo è diritti civili, in qualche misura anche sociali, dipende dai paesi, ma solo per chi sta qua, non per il resto della popolazione mondiale, che deve sottostare alle nostre condizioni. Guardate che la logica di Hitler era esattamente la stessa. Diritti per gli ariani, al limite per le altre razze, diciamo, più vicine, più nobili, no? Quella anglosassone, quella francese, ma il resto del mondo, soprattutto l'Africa, no? Altre razze minori non sono considerate in quanto umane, no? Subumane, e tutt'oggi, anche se non lo si dice, ci si comporta così. Questa è la realtà dei fatti, per come la vedo io, chiaramente. Quindi capisco che ci sia, capisco quello che dici, Renato, quando dici che c'è una difficoltà a volte nel parlarsi, nel riconoscersi.
Perché non basta dirsi comunisti o marxisti. È chiaro che se viene a mancare questo elemento base nell'analisi, comunisti veri ragionano in termini di umanità oppressa, no? Di proletariato internazionale. Chi ha una conoscenza minima dei processi storici e politici dell'ultimo secolo non può avere dubbi sul fatto che ci sia un imperialismo che troneggia incontrastato almeno dalla Seconda Guerra Mondiale, ed è quello occidentale a guida statunitense, con le sue strutture che abbiamo già elencato prima e molte altre sotterranee, nascoste, segrete e così via, centri di collegamento ulteriori. Commissione trilaterale, Club Bilderberg e via dicendo, logge massoniche di varia tipologia. Parlare invece di opposti imperialismi significa indirettamente fare il gioco del nemico e non dare una prospettiva credibile di affrancamento per il nostro paese, per il nostro proletariato. Perché significa dire sono tutti uguali, ce la dobbiamo fare da soli, non possiamo fidarci di nessuno, e io trovo che questo sia un errore che ci rende ininfluenti. Mentre invece noi possiamo e dobbiamo ribadire che c'è una possibilità di alternativa possibile per il nostro paese, giocando anche sulle contraddizioni, su questa guerra globale in atto e intensificando le relazioni economiche, politiche, culturali con tutti i paesi del mondo, senza dover subire vincoli e diktat di qualsiasi tipo da Washington, da Bruxelles, eccetera, eccetera. Grazie Alessandro. Adesso scusa, faccio un po' l'intervistatore e ti faccio qualche domanda. Faccio pure qualche volta l'avvocato del diavolo, ma È giusto giusto. per sviluppare un po' il dibattito, ti dico possibili obiezioni che ti farebbero, diciamo, altri marxisti o comunisti, insomma, perché come dicevamo prima. La cosa veramente che colpisce è che praticamente tutti quelli che si definiscono comunisti e marxisti non solo considerano, diciamo, attuale la categoria di imperialismo, non solo appunto studiano anche gli aspetti economici, ma più o meno tutti si richiamano a Lenin, all'opera di Lenin. E però nonostante questo, purtroppo, cioè, potrebbe essere anche una fortuna, nel senso che diciamo, come diceva Mao Zedong, mille scuole si confrontano, cioè, il pluralismo potrebbe essere pure una fortuna, ma diventa, diciamo, secondo me, una iattura appunto quando queste diverse posizioni, che pur si richiamano tutte sostanzialmente alla concezione di Lenin, poi appunto non si parlano, non si riconoscono, eccetera, eccetera. E, detto questo, sì, ti volevo chiedere qualche questione, giusto un po' per approfondire, diciamo, il ragionamento e magari cominciare anche a confrontarsi con altre posizioni. Rispetto, diciamo, alla stessa interpretazione leniniana di imperialismo, che sicuramente, come dicevi te, è conseguenziale al capitalismo, cioè appunto l'opera, il saggio di Lenin si intitola appunto Imperialismo, quale fase superiore o suprema, per seconda della traduzione del capitalismo. Però lo stesso Lenin, all'interno dello stesso saggio, ma che lo fa anche in tante altre opere, non parla soltanto di imperialismo come fase, diciamo, suprema o superiore del capitalismo, ma utilizza il termine anche per esempio per parlare dell'imperialismo antico, dell'imperialismo romano, ad esempio, dell'antica Roma. Quindi, insomma, questo potrebbe forse portare a pensare che
l'imperialismo come fase superiore o suprema del capitalismo è un certo, è una certa fase dello sviluppo storico dell'imperialismo, ma esistevano, diciamo, delle forme di imperialismo anche precedenti. E questo, diciamo, è importante perché, sempre tornando a Lenin, a cui più o meno tutti si richiamano, per esempio Lenin definisce imperialismo anche quello italiano ai tempi di Crispi e Giolitti, che sicuramente non era, l'Italia in quell'epoca non era nella fase di sviluppo superiore del capitalismo, e considera il nemico principale da combattere, perché insomma nella sua prospettiva l'imperialismo da combattere in primo luogo dai comunisti è l'imperialismo del proprio paese, perché appunto dice se uno vuole fare la rivoluzione deve combattere innanzitutto l'imperialismo del proprio paese, e anzi denuncia come opportunisti per esempio quei russi che attaccano l'imperialismo giapponese senza attaccare in primo luogo, diciamo, l'imperialismo russo, ad esempio. E però appunto nell'epoca di Lenin, nell'epoca dello zarismo, la Russia sicuramente non era un paese a capitalismo maturo. Quindi, insomma, dall'analisi di Lenin sembrerebbe che appunto l'imperialismo non sia soltanto la fase superiore o suprema del capitalismo, ma abbia, diciamo, come concetto anche uno sviluppo storico. Questo lo dico perché pure per capire oggi quali sono i paesi imperialisti, appunto bisogna intendersi, perché se si intende soltanto imperialismo come sviluppo, come fase di sviluppo del capitalismo, allora, che ne so, quello russo sicuramente non può essere definito un imperialismo, perché presumibilmente la Russia non ha raggiunto questo grado di sviluppo. Tuttavia, se il termine imperialismo non vale soltanto come fase di sviluppo superiore del capitalismo, certe politiche della Russia potrebbero essere definite comunque imperialiste. Questa non è la mia posizione, sto solo, diciamo, cercando un attimo di problematizzare e di mettere in relazione, diciamo, interpretazioni diverse. Vabbè, mi fermo qua, poi ci sono anche altre questioni, magari se c'è tempo poi te le pongo. Sì, no, ma allora intanto, prima che mi dimentico, vorrei dire che il 27 maggio scorso noi abbiamo fatto un seminario apposito sulla questione a Milano, organizzandolo come Resistenza Popolare assieme ai CARC, al Movimento, scusate, a Patria Socialista, a Miracolo a Milano. È intervenuto un dirigente locale del Partito Comunista Italiano, un dirigente locale del Movimento per la Rinascita Comunista, e tutti quanti sono stati d'accordo, è stata una bella iniziativa, trovate il video su YouTube, sono stati d'accordo nell'affermare che Russia e Cina non sono paesi imperialisti. Sono state presentate chiaramente le ragioni, le analisi, sono anche in formato scritto, quindi chi vuole approfondire sul tema può farlo. Ora, non c'è dubbio che spesso la categoria di imperialismo sia stata usata anche esagerando un po', soprattutto nelle analisi storiche, mi viene da dire. È un'accusa questa che viene fatta, ad esempio, tu parlavi di imperialismo romano, e io credo che ci possa stare, ma è un tema molto discusso, no? Se si possa utilizzare, applicare la categoria imperialista anche a precedenti a quello capitalista. Com'è? No, scusa, dicevo che Lenin stesso utilizza questo termine, per esempio, in relazione a Roma. Certo, no, ma a livello politico è un'accusa assoluta. Io dico che molti storici hanno contestato questa cosa, dopodiché, insomma, io non ne faccio una questione di accademia, ecco. Quello che penso è che Lenin non è il Vangelo, apriti cielo, nessun testo sacro, neanche di Marx, Engels, Stalin, Mao, eccetera, eccetera, è il Vangelo. Sono tutte delle analisi che noi dobbiamo sempre considerare con estrema attenzione e con spirito critico anche, mi viene da dire, ragionando soprattutto sull'attualità e sul divenire storico
che c'è stato successivamente a queste loro analisi. Faccio un primo esempio su tutti. Lenin, quando scrive quel testo, quelle formule, quelle analisi, le descrive in una situazione in cui ci sono solo paesi capitalisti nel mondo, o al limite feudali, ma comunque in cui non c'è ancora un paese socialista, o anche solo in cui il proletariato sia al potere, no? La situazione, come sappiamo, cambierà nel giro di brevissimo tempo, già l'anno successivo. Ma ciò nonostante, per tutta la durata dell'Unione Sovietica, tutta la durata dell'esistenza della Russia bolscevica, poi dell'Unione Sovietica, ci sono stati fiordi, tra virgolette, comunisti, no? Di varie tendenze culturali, in primo luogo quella trotskista, ma non solo, che richiamandosi a Lenin accusavano l'Unione Sovietica di essere un imperialismo. Ora, come vediamo, il problema non è che nasce oggi, no? Sappiamo che la CIA, già attraverso le strategie studiate dalla CIA, già dalla nascita della CIA, appunto, il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, sollecitava, finanziava, ingaggiava questi intellettuali marxisti critici, dandogli spazio su riviste costruite ad arte proprio per introdurre questa serpe velenosa, no, nel dibattito culturale delle nostre aree. Questi sono dati accertati storicamente, lo dico, ne parla la Frances Stonor Saunders, da 30 anni ha fatto un'analisi, una storica statunitense, sugli archivi dei segretati della CIA. Ma al di là di questo, il tema di fondo, io credo, che stia sempre appunto nella capacità di analizzare non solo il Lenin del 1916, ma anche l'ultimo Lenin, e l'esperienza storica concreta che ha vissuto l'Unione Sovietica stessa. Perché l'ultimo Lenin, molto poco conosciuto, è quello che legittima il percorso della NEP, no? Come forma di transizione lunga e lenta verso il socialismo. E ciò nonostante ci tiene a ribadire che la Russia dell'epoca, nell'ultima fase dell'Unione Sovietica, anche se non aveva ancora costruito il socialismo, ciò nonostante era un paese socialista, perché il potere politico era in mano al proletariato, attraverso soprattutto la sua avanguardia politica. Quindi faceva una distinzione, pur constatando l'esistenza di una forma di capitalismo nel paese, la permanenza di forme capitaliste a livello economico, quindi con un residuo anche di influenza, di potenzialità per la borghesia, ciò nonostante quello era un paese già socialista, anche se non aveva ancora costruito il socialismo. La stessa cosa si può dire oggi della Cina, che porta avanti una strategia simile a quella della NEP leniniana, chiaramente ampliando il discorso diciamo, estendendo cronologicamente in maniera molto più ampia la questione. Ma perché dico questo e mi soffermo su questo? Perché è indubbio che la Cina è il perno, è il leader, è il caposaldo di questa alleanza internazionale che si sta contrapponendo all'imperialismo occidentale. Per cui sicuramente ci sono contraddizioni maggiori, ci sono contraddizioni in Cina, ci sono contraddizioni maggiori soprattutto negli altri paesi che fanno parte di quell'alleanza, ma la direttrice che sta prendendo quel fronte è indubbiamente progressiva. Vorrei ricordare a tal riguardo come anche nella logica leninista stessa c'era l'idea di supportare anche l'emiro afgano, no? Quando questo conduceva a una lotta contro l'imperialismo per la sovranità, per il recupero della propria sovranità nazionale.
Quindi il tema di fondo è che chi parla di opposti imperialismi è rimasto a una concezione arcaica del socialismo scientifico, perché non riconosce come paesi socialisti quelle realtà che invece hanno imparato storicamente, politicamente, dagli errori, dagli insuccessi in cui è incappata l'Unione Sovietica e tutto il movimento comunista occidentale, e ha elaborato una strategia differente che sta smantellando, dopo circa 400-500 anni di dominio e egemonia, quello che prima era il colonialismo e poi è diventato l'imperialismo occidentale, cioè il dominio di una parte molto ristretta e ristrettissima della popolazione sul resto del mondo. Questo è il dato di fatto, no? Il tema è sempre quello: che cos'è il marxismo? Che cos'è il leninismo? Sono delle ripetizioni meccaniche, dogmatiche di formule, oppure dobbiamo cercare di andare a fondo delle questioni e studiare criticamente, capire le contraddizioni che ci sono? Io su questo vedo delle carenze. Ecco, nel marxismo occidentale. Sì, grazie Alessandro. Sicuramente il fatto che non bisogna prendere Lenin come la Bibbia, ma nessun autore, il fatto che bisogna abbandonare letture meccanicistiche, volgari, eccetera, eccetera, questo sicuramente è una cosa molto importante da sottolineare sempre, in particolare proprio perché si richiama a queste concezioni e le considera, diciamo, ancora valide. Però, insomma, questo più o meno lo sostengono tutti quelli che si definiscono marxisti, Sì, lo comunisti. Poi, sostengono, ma non lo tra il dire e il praticano. fare, magari questo c'è di mezzo il mare, ma qui poi ognuno può accusare l'altro facilmente di essere dogmatico, eccetera, eccetera. Ma vabbè, al di là di questo, però credo che pure te sarai d'accordo con il fatto che i grandi pensatori sono grandi proprio perché non si limitano a descrivere quello che sta succedendo nella loro epoca storica, ma hanno la capacità di comprendere le linee di tendenza dell'epoca futura. Per cui, come sostengono diversi marxisti, le opere di Marx e di Lenin sono addirittura più attuali oggi rispetto all'epoca in cui le hanno scritte, perché l'epoca in cui hanno scritto quella roba, quelle cose non erano vere, insomma, cioè la situazione era molto molto diversa, mentre proprio oggi, appunto, pensiamo tutto il discorso sui monopoli, il dominio del capitale finanziario, sono tutte caratteristiche proprio specifiche dell'epoca in cui viviamo. All'epoca di Lenin, appunto, lui coglie, diciamo, delle linee di sviluppo, ma naturalmente la situazione era ben diversa da quella attuale, e lo stesso con Marx, insomma. Lui comincia a occuparsi del capitalismo quando ancora non c'era la crisi, insomma, quando il capitalismo cresceva e sviluppava in maniera eccezionale le forze produttive. E la sua grandezza, però, è quella di riuscire a comprendere già molto prima che si manifestasse qual è la logica della crisi. E lo stesso vale per Engels, lo stesso vale per Lenin, ma vale, diciamo, pure per tutti i grandi pensatori della storia. Che ne so, Platone è grande non perché descrive semplicemente il suo mondo storico, ma perché ha delle intuizioni eccezionali che si sono poi realizzate secoli e secoli dopo, insomma. E questo vale un po' per tutti. Che ne so, pensiamo a Hegel, che coglie tutta una serie di contraddizioni del capitalismo in un'epoca in cui il capitalismo si sta affermando proprio in quel momento. Quindi, insomma, ma già in Rousseau, insomma, quando il mondo borghese ancora non si era affermato, lui già coglie tutta una serie di problemi e di limiti. Sì, questo sicuramente è un aspetto importante su cui appunto volevo chiederti ma che cosa ne pensavi. Rispetto, diciamo, non so se vuoi che mi fermo qua, puoi intanto argomentare su questo, ti pongo anche altre questioni. Su questo, guarda, si dice spesso che Marx ed Engels consideravano
diciamo, possibile fare scienza sulla storia, no? Sul passato. Dopodiché non davano ricette per l'osteria dell'avvenire. È indubbio però che sono stati osservatori privilegiati di quello che all'epoca era il paese più industrializzato, più avanzato economicamente, politicamente, probabilmente anche del mondo, cioè l'Inghilterra di epoca vittoriana. E quindi da lì hanno visto quello che era, diciamo, la tendenza futura che inevitabilmente, dal loro punto di vista, avrebbe marchiato l'intero mondo. C'è da dire che anche da questo punto di vista, questo è un tema molto importante, no? Sono stati accusati Marx e Engels di positivismo, no? Di aver accettato tutto sommato il progresso, la modernità del capitalismo industriale, vedendolo come innovatore, un fattore, diciamo, positivo nell'evoluzione dei popoli e qualcosa a cui dovessero sottostare inevitabilmente tutti i popoli. Questo è vero per la fase giovanile di Marx ed Engels, diventa meno vero per la fase dell'anzianità di Marx ed Engels. E diventa, mi viene da dire, ancora un po' più contraddittorio per i bolscevichi. Cioè, il tema di fondo è: ogni civiltà ha diritto, questo lo dice Marx in questi termini, ma in maniera simile, a seguire una propria via al socialismo, che non necessariamente deve ripercorrere anche le tappe seguite, da altri popoli, da altri paesi. Fa l'esempio nella famosa lettera a Vera, Zuseli, non mi viene il nome, alla compagna russa, no? Scritta alla fine degli anni 70. Sostanzialmente Marx apriva, no, ad esempio, in quel caso, la possibilità di una transizione al socialismo in Russia senza passare dal capitalismo industriale. Quindi, in realtà, soprattutto nell'ultimo Marx ed Engels, ci sono molti ripensamenti, no? Anche sul tema stesso del peso della struttura economica. No? In una delle sue ultime lettere, Engels ritorna sulla questione del rapporto tra struttura e sovrastruttura. Può sembrare che non c'entri niente, no? Ma si ricollega esattamente in realtà a quanto dicevamo sull'imperialismo. Se si analizza l'imperialismo solo partendo dalle basi economiche, no? Senza guardare quello che c'è attorno, allora uno è portato a dire: beh, questo è un paese imperialista, anche questo è un paese imperialista, perché la struttura economica è quella. Ma in realtà non è un processo deterministico il fatto che ci sia una certa struttura economica e quindi ne consegue automaticamente una certa sovrastruttura politica, culturale e via dicendo. Questo almeno lo dice più candidamente l'ultimo Engels, appoggiandosi anche sugli studi dell'ultimo Marx. Quindi è difficile identificare, prevedere il futuro. Ecco, e soprattutto bisogna aprirsi anche a una maggiore, noi marxisti soprattutto, a un ripensamento dell'importanza di altre strutture oltre a quella economica. Quindi capire che, ad esempio, la Russia attuale non è imperialista per diverse ragioni, non solo perché non ha raggiunto un certo livello di sviluppo in ogni settore dell'economia, ma anche perché ha un vissuto, ha una struttura culturale, una storia figlia di 70 anni di Unione Sovietica, figlia di diverse aggressioni subite dall'imperialismo, figlia di una stagione di collaborazioni estese con tutto il resto del mondo rimasto libero o che intendeva rimanere libero, che hanno forgiato l'identità di quel popolo, anche delle sue elite, anche nel modo di pensare delle sue attuali elite. E
E chiaramente l'esempio è ancora più forte per la Cina, dove al potere, ricordiamolo, c'è un partito comunista che ha una storia altrettanto complessa, ma tutto sommato direi gloriosa. Quindi, insomma, ho dato alcuni spunti, non so se era quello su cui volevi che andassi a battere, ma. No, no, grazie, grazie. Sicuramente tutte le cose che hai detto sono estremamente significative e interessanti. Pongo qualche altro punto così, sempre per consentirti di spiegare ancora meglio, diciamo, la concezione che hai già brillantemente esposto. Sì, forse la questione fondamentale è questo discorso degli opposti imperialismi, perché te giustamente criticavi, insomma, alcune tendenze che mettono un po' tutto sullo stesso piano, e quindi colgono, diciamo, degli aspetti di identità, e perdono di vista però le differenze che ci sono, tra paesi e paesi, per cui questo sicuramente è un aspetto fondamentale. Però bisogna anche ricordare che proprio Lenin in questa sua celebre opera, ma poi questo aspetto Lenin non lo cambia mai, insomma, tant'è che l'opera tra l'altro la pubblica dopo la rivoluzione di ottobre e non sente il bisogno di modificarla. Secondo Lenin, appunto, la concezione fondamentale da contrastare è quella di Kautsky, che crede possibile che ci sia un unico imperialismo, che ci sia quindi una sorta di superimperialismo, di ultraimperialismo, e che quindi non ci siano più guerre tra potenze imperialiste, eccetera, eccetera. Certo. E Lenin, come sappiamo, già considera in questo periodo Kautsky un rinnegato, cioè uno che, Sì, secondo lui, sì, sì. ha rinnegato il marxismo, ha rinnegato, insomma, il socialismo. Quindi, sostanzialmente, dal punto almeno di vista di Lenin, è fondamentale, proprio nella teoria dell'imperialismo, che non ci sia Scadiamo, un il unico rischio è di scadere in toni negri, no? imperialismo. Impero. Sì, Esatto. esatto. Bene. Perfetto, guarda, grazie per questo assist, perché è vero. Allora, al tempo di Lenin non c'è un unico imperialismo. C'era, tra l'altro, l'imperialismo ancora ritenuto dominante all'epoca dei bolscevichi, era quello britannico, ricordiamolo, no? Quello egemone che manteneva un impero su tutti e cinque i continenti. Laddove invece quello statunitense, nonostante fosse già la forza economico-finanziaria principale, non aveva ancora un corrispettivo potere politico-militare adeguato. E poi c'erano i giapponesi, i tedeschi, i francesi, la stessa Italia, no? E così via. È tutto vero, è tutto vero. Non è che bisogna. Quando diciamo oggi, quando dico anche io c'è un imperialismo a guida statunitense, perché lo dico? Non è perché voglio farne un dogma, assolutamente, ma perché è quello che concretamente, storicamente, si è affermato a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, meglio dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quello che è cambiato rispetto al tempo di Lenin è che nel frattempo il potere sovietico si era accresciuto. Si era sostenuto, era sopravvissuto, era stato capace di resistere al secondo assalto della borghesia occidentale, no? Che ha utilizzato per tramite soprattutto degli inglesi Hitler, no? Per lanciare la nuova crociata antibolscevica. L'Unione Sovietica non solo è sopravvissuta, ma a quel punto ha avuto un prestigio tale, una forza tale da consentire con la sua propria sola sopravvivenza l'avvio della decolonizzazione mondiale. Cioè, qui, anche qui, noi dimentichiamo, no, spesso i fattori progressivi. Diciamo che l'Unione Sovietica ha perso, no? È stata sconfitta, ma in realtà l'Unione Sovietica, il retaggio dell'Unione Sovietica rimarrà per sempre nella storia, sarà indimenticabile. Quindi dimentichiamo anche che dopo il 1945 la borghesia di tutto il mondo
aveva il terrore del movimento comunista internazionale. Nonostante avessero la bomba atomica, sapevano che quel modello aveva un prestigio, un consenso tale a livello internazionale da non poter neanche essere distrutto con qualche ordigno, appunto, stile Hiroshima e Nagasaki, perché l'indignazione sarebbe stata troppo grande e l'egemonia sarebbe passata in maniera definitiva al campo comunista. Qui hanno dovuto combatterlo in altra maniera. Per combattere adeguatamente il movimento comunista, l'Unione Sovietica in primo luogo e i suoi paesi alleati, è stata necessaria la massima unità possibile di tutte le borghesie, dapprima quelle occidentali, poi i collaborazionisti messi nei loro posti di potere nei vari paesi controllati indirettamente da Washington. Allora, su questo sono state create nel corso del tempo tutta una serie di strutture, no? Pensiamo anche solo al Club Bilderberg che nasce negli anni 50 e che serve a fare a migliorare, diciamo, il coinvolgimento dei settori politici, economici, militari e culturali dell'Europa occidentale e del mondo nordamericano. Ma poi c'è la commissione trilaterale che sorge all'inizio degli anni 70, sempre per iniziativa, tra l'altro, dei Rothschild, dei Rockefeller e sodali vari, che serve a tenere assieme, a coinvolgere in questi gruppi decisionali anche appunto i rappresentanti delle elite di altre aree del mondo. Cioè, sostanzialmente, per combattere il nemico sovietico si è formato, si è saldato un imperialismo, soprattutto quello occidentale, molto rigido, no? Impedendo, chiaramente con una permanenza minima di contraddizioni, ma guardiamo ad esempio questa guerra in Ucraina, no? Ha creato delle contraddizioni enormi nel campo in Europa, ma ciò nonostante, nonostante la Germania, l'Italia abbiano subito enormi conseguenze economiche da questa guerra voluta da Washington, nessuno osa mettere ancora in discussione l'appartenenza al campo nordatlantico, se non appunto noi pochi comunisti ridotti all'extraparlamentarismo. Questo per dire appunto che anche caduta l'Unione Sovietica ci si è presto resi conto, no? Soprattutto dopo il 2001, che bisognava mantenere questo fronte unito. Insomma, a mio avviso, nonostante le incrinature, al momento c'è ancora un'unità chiara, no? Che vede imperialismo occidentale appunto saldo, coeso, con un primato netto degli Stati Uniti, ma sarebbe meglio effettivamente dire di una ristretta elite borghese transnazionale, che di fatto è fatta di poche migliaia di persone. Però, insomma, se guardiamo a livello degli stati, sicuramente gli Stati Uniti sono paesi che anche solo per quanto spendono ogni anno di armi, 1.000 miliardi e passa di spese militari, hanno la leadership indubbia di questa, chiamiamola alleanza, anche se poi si può fare tranquillamente il paragone anche con l'impero romano di una volta, è stato fatto da un sociologo canadese qualche anno fa. Quindi niente, può darsi per il futuro ci siano delle maggiori contraddizioni, incrinature e rotture, ma queste credo che avverranno nel momento in cui i rapporti di forza saranno più chiari a livello internazionale. Se noi vediamo, no, la tendenza, il peso, il PIL del G7 sta andando in discesa, mentre il peso dei BRICS sta andando in salita. Allora, quando i rapporti di forza saranno più chiari, cominceranno ad esserci le prime scissioni.
ma queste non avverranno automaticamente e se avverranno possono avvenire in due maniere, o per direzione politica delle elite borghesi locali, no? Quei settori della medio-piccola borghesia che a un certo punto non ce la fanno più e riescono a guidare dei movimenti politici che portino il loro paese su una posizione di equidistanza iniziale, cosa che gli Stati Uniti in passato appunto hanno sempre reso impossibile, no? Pensiamo anche solo all'assassinio di Mattei. Qui entriamo in gioco noi, o riusciamo a far capire al nostro popolo, no, che invece c'è un'alternativa, possiamo essere noi i protagonisti per mettere in campo non solo rapporti internazionali differenti, ma anche rapporti interni differenti nella società. E qua, però, per questo, qui sta diciamo, la necessità dell'organizzazione, no? La necessità per tutti di non solo capire certi processi, ma di mettersi in gioco militare per farli diventare realtà. Va bene, Alessandro, ti ringrazio moltissimo, è stato estremamente interessante e spero che poi avremo modo di approfondire alcuni dei temi che abbiamo oggi affrontato. Grazie, alla Molto prossima. volentieri. Io ti ringrazio per...